E mentre da una parte per i 54 dipendenti della Moncada Energy sono in corso le procedure di licenziamento, dall'altra la stessa azienda ha raggiunto con le organizzazioni sindacali un accordo in merito alla sistemazione da dare ai protagonisti di questa triste vicenda. Come si ricorderà, il provvedimento di licenziamento è stato la conseguenza della mancata concessione di una serie di autorizzazioni da parte della Regione Siciliana all'azienda Moncada, che ha avuto l'effetto di impedire la realizzazione di altri impianti per la produzione di energia eolica. Il personale che si occupava della realizzazione di tali impianti è rimasto inoperoso, costringendo così l'azienda a procedere ai licenziamenti. Ciò che sta accadendo a seguito degli accordi con le organizzazioni sindacali è che 26 unità su 54 vengono messe in mobilità ordinaria, cioè percepiranno un'indennità dall'INPS per 3 anni se sono sotto i 50 anni di età e per 4 in caso contrario. Qualora dovessero trovare un'impresa che volesse assumerli, la stessa potrà fruire di particolari agevolazioni relativamente alle spese da affrontare per il pagamento di emolumenti e contributi per il loro impiego. Per gli altri 28 che dovranno andare a casa, per i quali non è stato possibile il collocamento nelle liste di mobilità, l'azienda verserà a ciascuno di essi la somma di 5.000 euro netti, una tantum, che si aggiungerà all'indennità di disoccupazione che percepiranno per i mesi iniziali in cui non lavoreranno.